Il vampiro nell'esoterismo, ombre eterne e segreti nascosti. Nelle nebbie del tempo si muove una figura avvolta nel mistero, emergendo dalle ombre della storia e della leggenda. Il vampiro. Questo essere notturno, che si nutre della vitalità altrui, è stato a lungo un simbolo di terrore e fascinazione, un eco dei nostri timori più profondi e dei desideri inconfessati. Il vampiro, nella sua forma più arcaica, si snoda attraverso le culture, dalle antiche leggende mesopotamiche fino ai cupi racconti dell'Europa orientale. Come un fiume oscuro che scorre sotto la superficie della civiltà, il mito del vampiro ha nutrito l'immaginario collettivo, riflettendo le paure ancestrali dell'uomo e il suo rapporto con il concetto di morte e immortalità. Nell'esoterismo, questa figura si trasfigura, assumendo un ruolo più complesso e ambiguo. Il vampiro diventa metafora della lotta eterna tra luce e oscurità, un simbolo del desiderio incontrollabile e della trasformazione spirituale. In questo contesto, il vampiro rappresenta non solo la paura della morte, ma anche il desiderio di trascenderla, di toccare l'infinito e di sfidare i limiti della condizione umana. L'iconico Dracula di Bram Stoker ha impresso nella nostra coscienza una delle immagini più durature del vampiro. La sua sete di sangue diventa una ricerca alchemica per l'immortalità, un simbolo della conoscenza proibita e del potere che sfida Dio. Dracula incarna l'archetipo dell'eterno straniero, colui che vive ai margini della società, in un limbo tra la vita e la morte. Con il passare del tempo, la figura del vampiro si è evoluta, specchiando i cambiamenti della società. Da mostro terrificante, si è trasformato in un simbolo di ribellione e libertà, un antieroe che sfida le convenzioni e le restrizioni. Nei film, nei libri e in altre forme d'arte, il vampiro è diventato un simbolo di resistenza contro l'oppressione, un'icona di indipendenza e di sfida alle norme. Nel mondo moderno, la nozione di vampirismo si è espansa oltre la sua incarnazione fisica, evolvendo in concetti come il vampirismo psichico ed energetico. Questa idea esoterica suggerisce che alcune persone possano nutrirsi dell'energia altrui, stabilendo una metafora potente per le dinamiche di potere e le relazioni interpersonali nella vita reale. Concludendo il nostro viaggio attraverso le tenebre, il vampiro si rivela come uno specchio oscuro dell'anima umana, riflettendo le nostre paure più profonde e i nostri desideri nascosti. Più che una creatura di terrore, il vampiro è un simbolo della nostra eterna ricerca di significato, un'entità che esplora i confini tra vita, morte e immortalità. Nel vampiro, l'umanità vede riflesse le sue più profonde inquietudini e aspirazioni. Un promemoria eterno della nostra fragilità e del nostro incessante desiderio di trascendere i limiti del nostro essere.